effettivamente così numerosi. Devo dire che oggi stiamo a presentare due progetti, due grandi progetti che vivono comunque in sinergia, e il fatto che comunque ci sia anche, oltre le autorità che sono qui e saluto, sono veramente onorata che siano presenti e che vi chiedo che possano venire a dare un saluto, anche le scuole, l'Istituto Nautico, le scuole di Varazze, il Comune e tutte comunque le associazioni e gli enti che intorno a questi due progetti stanno lavorando da mesi. Io prima di entrare proprio nel merito della descrizione dei progetti, mi farò aiutare anche da chi ha lavorato giornalmente su questi, vorrei invitare il comandante Gasparini per un saluto. La ringrazio. Grazie dell'invito, saluto a tutti voi ragazzi dell'Aula, anche delle scuole medie, scuole elementari. No? Chiaramente io ci tenevo a essere presente a questa presentazione di questi progetti, perché ha a che fare appunto con la barca storica del nautico, Leon Pancaldo, che è arrivata qui, quindi sono molto contento, insomma, che vanno avanti questi progetti, perché si recupera, diciamo, la barca, perché era una nostra preoccupazione quello di recuperare questo bene, diciamo, della scuola, che non veniva utilizzato, quindi è un bene soprattutto per voi ragazzi che si possano fare queste attività. Quindi un plauso, diciamo, alle associazioni, al barattolo, a questi progetti che vanno avanti, e quindi che si riescano a realizzare questi bei progetti, soprattutto appunto per i ragazzi, poi insomma vedremo anche di coinvolgere anche altri istituti, il nautico. Un'idea che ci aveva era anche coinvolgere appunto gli istituti scolastici o di Varazze. Saluto l'assessore Calcano, che è qui presente, l'amica Mariani, e quindi magari coinvolgere anche le scuole, per cui magari utilizzare la barca anche per fare uscite con le scuole, come che fa parte anche del progetto. Quindi ben vengano tutti questi progetti, quindi sono molto contento chiaramente di essere qui, e sono contento poi soprattutto che ci sono molti ragazzi, perché quello rientra nei miei obiettivi, quello di diffondere la cultura del mare alle giovani menti appassionate, come si dice, per educare le giovani menti appassionate. Quindi grazie a tutti e buon lavoro a tutti. Faccio una breve presentazione un po' di come andrà la giornata di oggi. Siamo qui a presentare, abbiamo detto, due grossi eventi, che comunque sono eventi che lavorano in sinergia, sono andati pari passo, e devo dire che il fatto di aver formato una buona rete di associazioni, di enti locali, ci ha permesso poi di fare quello che noi oggi stiamo cercando di fare, e che per sicuramente un anno oppure due cercheremo di portare avanti. La presentazione oggi del progetto è il progetto Luoghi dell'Immaginazione. Il progetto è un progetto finanziato dalla Regione Liguria tramite il Fondo Sociale Europeo. I beneficiari di questo progetto sono i pazienti soffetti da patologie psichiatriche, che sono ospitati sia all'interno delle comunità del mondo Redancia, che voi sicuramente conoscete, sia seguiti dei centri di salute mentale dell'ASL 2 Savonese. È un progetto importante dove c'è un partenariato forte. Il capofila del partenariato è la cooperativa sociale Redancia, che collabora però insieme, per portare avanti il progetto stesso, con l'ASL 2 Savonese, l'istituto di formazione IS4COP, che ha una sede anche qui a Varazze, la Fondazione CIF Formazione e il consorzio Officine Solimano. Importante poi è tutta la rete che voi state comunque rappresentando qua, che sta a sostenere questo grosso progetto, che sono tutte le associazioni e soprattutto i comuni, che da Savona, Albissola Marina, Albissola Superiore e il comune di Varazze, che oggi ci ospita, hanno voluto e hanno sostenuto veramente con una
un partenariato forte, di questo ringrazio veramente, veramente tutti, anche perché ci hanno permesso di presentare questo progetto, di essere approvato e quindi finanziato e quindi realizzato. Però poi nel merito del progetto stesso entrerà, poi chiamerò la dottoressa Porazzo Simonetta che ci spiegherà tutte le linee di come verrà sviluppato. In sinergia al progetto stesso vi è invece quest'altro progetto dove il comandante ha già in qualche modo anticipato, che è il progetto a gonfie vele, che coinvolge, come vedete lì davanti, ormeggiata qui nella Marina di Varazze, il catch, cioè la nave scuola Leon Pancaldo. La nave scuola che si veste in questo progetto a gonfie vele, che poi anche questo entreremo poi nel dettaglio, nella spiegazione, si veste di varie funzioni. Oggi è arrivata, qualche giorno fa, con intemperie, non col bel tempo di oggi, è arrivata qui a Varazze ed era ormeggiata nella darsena di Savona. E in questo caso aveva le vesti del mitico museo galleggiante che ospita una mostra di arte brutte di pazienti, di soggetti con affetti di malattie psichiatriche del nostro territorio, ma non solo, anche da tutta Italia sono arrivate opere di questi bravi artisti. Per cui oggi sarà il modo appunto per visitarla, ma poi rimarrà ormeggiata a Varazze ancora un po' di tempo, sicuramente nel mese di novembre, ma poi di quello che farà la Leon Pancaldo, anche qui chiederò al professor Peciccia e al dottor Carozzino, che sono qua presenti, poi di entrare più nel merito del progetto stesso. Questi due progetti sono fondamentalmente legati, anche perché la nave Leon Pancaldo, che continua ad essere di proprietà, di questo naturalmente ringraziamo per la presenza dell'Istituto Nautico Pancaldo Ferraris, ma che da quest'anno l'armatore lo è diventata un'associazione di volontariato. Io siamo molto fieri che l'associazione Il Barattolo, un'associazione di cui poi ti presenterò il presidente e ne parlerà anche lui un attimo quali sono le finalità, è sicuramente un'associazione che era partner del progetto Luoghi dell'Immaginazione ed è armatore di questa nave. Quindi capite che mentre sto parlando e descrivendo mi mette anche male dover definire un progetto e l'altro, sono veramente inscindibilmente legati. È una sinergia, è una rete di cui noi comunque siamo fieri, perché è stato un lavoro difficile, ma mettendo insieme tutte le forze, questo è l'inizio sicuramente, come vedete, di un progetto grande che porterà grandi, grandi risultati. Quindi adesso io chiederei al presidente del Barattolo di presentare un attimo l'associazione, che è il dottor Giovanni Folco. Grazie. Buongiorno a tutti, tanto grazie di essere intervenuti qua, numerosissimi, a questa manifestazione. Daniela Minetti ha già illustrato ampiamente il progetto, dico solo due cose su cos'è il Barattolo. È un'iniziativa, un'associazione di volontariato che è nata con il gruppo Le Dancia molti anni fa, parliamo di più di 20 anni fa, che raggruppava, ecco la sua specificità, i pazienti, gli amici e i parenti, tutti insieme gli operatori delle stesse strutture del gruppo. Quindi abbiamo sempre svolto attività che riguardassero il coinvolgimento di tutti, attività ludico-ricreative, ma anche attività volte a finanziare un po' questi progetti, quello che noi abbiamo fatto durante gli anni. Adesso ci vede coinvolti due progetti molto importanti, come diceva giustamente la Daniela, e che volgono su 4-5 aspetti che ci interessano: quello della navigazione, che è il set terapeutico, quello della medicina riguardo appunto la salute mentale, quello dell'arte e quello della ricerca marina attraverso l'Istituto Zooprofilattico. Quindi vediamo insieme l'Istituto Nautico, l'AS2 e l'Istituto Zooprofilattico, e ovviamente insieme al gruppo Redaccia, che è quello che coagula tutte queste forze e questi enti. Quindi ci proponiamo di partire per questo viaggio, diciamo veramente questo viaggio, e man mano fare esperienze nuove, che sia terapeutico e importante per tutti chi partecipa e chi intorno partecipa alla costruzione di questa nuova esperienza. Quindi grazie a tutti di essere intervenuti. Lascio la parola a voi. Gli argomenti da affrontare sono veramente tanti, cerchiamo di non tediarvi, di darvi naturalmente l'informazione che più può essere interessante e farvi capire proprio la finalità di questi due grandi progetti. Chiamerei quindi adesso il professor
Penciccia, no? In, che è un professore dell'Università di Perugia, che ci verrà a descrivere uno dei progetti che effettivamente coinvolge la nave scuola, la Leon Pancaldo, ma non solo, come lui vi spiegherà. E naturalmente abbiamo cercato di preparare il tutto il possibile oggi, perché nei giorni precedenti ci era impossibile, quindi ci scusate anche l'attesa. Professore, grazie. Buongiorno e grazie a voi per essere qui presenti, grazie al dottor Giusto che ha organizzato questo evento e che rappresenta per me qualcosa di particolarmente significativo, cioè le idee che in genere Gianni Giusto produce trovano una risposta nelle anche idee che io stesso ho. E il progetto che noi abbiamo in comune col dottor Giusto è quello di lavorare con persone che hanno dei disturbi, diciamo, della identità e del modo di percepire il proprio corpo, di sentire in qualche modo il proprio corpo non esistere, quindi non avere un luogo dove interno dove abitare. E l'intervento che noi facciamo è un intervento particolare, è un intervento che potremmo definire di accudimento molto intenso, cioè un gruppo offre all'interno di un contesto acquatico, quindi siamo nel tema, una comunicazione di tipo precoce, di primaria, diciamo, di come materno-infantile e genitoriale, cioè in sostanza le persone vengono accompagnate in un gruppo all'interno di una vasca di acqua riscaldata a 35 gradi centigradi che ricorda un po' il grembo materno, cioè è il calore del grembo materno che viene ricostruito all'esterno in un ambito terapeutico. E abbiamo già dei risultati molto interessanti di studi precedenti in cui persone che avevano perso l'interesse alla vita, l'interesse alla società, l'interesse a lavorare, attraverso questo modo di essere accuditi, di essere presi amorevolmente in cura, hanno iniziato a recuperare funzioni sociali e hanno anche iniziato a lavorare. E direi che non ho tante parole per dire questa esperienza, perché andrebbe o fatta o perlomeno vista. Quello allora che abbiamo pensato insieme a Gianni di fare in questo contesto è quello di cercare di ricreare una situazione che possa far dare l'idea di che cos'è questa terapia e che in che modo agisce anche. Ed è un'installazione che tra l'altro sto ultimando di fare, in cui si vedranno delle immagini appunto di questa terapia in una vasca che è stata ricreata su scala, e quindi potrete vedere, chi ha interesse può vedere dal vivo le immagini di questo contenimento. C'è anche tutta una valutazione neuroscientifica che viene fatta per vedere, cioè, come la persona sente meglio il proprio corpo. E la manifestazione è in quella barca coperta di teli verdi. E quindi dicevo che questa c'è un modo di valutare da un punto di vista neuroscientifico, cioè che obiettivamente
si può percepire meglio il proprio corpo, c'è una misura obiettiva per vedere che la percezione del corpo effettivamente migliora. E quello che stiamo vedendo è che il miglioramento della percezione del proprio corpo equivale a una riduzione della sofferenza psichica e dei suoi segni, che sono quelli che vengono chiamati sintomi. E questo è un punto. Per quel che riguarda poi il contesto attuale, l'incontro mi emoziona perché c'è questo fatto, cioè che voi vedrete dei, non sono sicuro se si riesce a vedere distintamente perché la proiezione di giorno col sole così non è facilissima, però se la tecnologia ce lo permette, cioè vedrete delle interazioni tra corpi, cioè vedrete delle forme anche, chiamiamole artistiche, no? Di incontro, cioè vedrete che questo, la bellezza di questo incontro, cioè per me quello che sempre mi emoziona è che quando vedo queste sessioni di terapia dall'esterno, mi piace, è proprio, sono belle, è la bellezza di vedere l'incontro in acqua, in un liquido amniotico, quasi amniotico, cioè la bellezza, cioè la distensione dei volti, cioè io non ho mai, cioè mi emoziono quando vedo persone che conosco, che so quanto hanno i segni proprio della sofferenza sul loro volto, sul loro corpo, e mi emoziono vederli così distesi, così belli, cioè poi lo vedrete. Non sarà possibile fotografarli perché non sono riuscito a nascondere tutti i volti, però questo è un fatto. E l'altro fatto è che queste immagini, quando vengono riprese, quando vengono fotografate, poi vengono ulteriormente elaborate. E questo è uno step del progetto che poi, cioè attraverso l'arte, uno step del progetto che faremo proprio qui a Montezemolo, dove il dottor Giusto ha, come dire, con grande generosità direi, costruito proprio una vasca per fare questa terapia nella comunità, e insieme esploreremo come l'arte amplifica questo processo di ricostruzione del corpo, cioè nel senso che si può lavorare fuori dell'acqua sull'immagine del proprio corpo, disegnandoci attraverso arte grafica, attraverso arte digitale, cioè attraverso una serie di cose che qui vedrete solo accennate, ma che è un ulteriore passaggio, perché quando la persona produce qualcosa, questo vale non solo per tutta l'arte che viene la cosiddetta arte irregolare, cioè ma il percorso di un corpo che è stato emarginato, stigmatizzato, fonte di dolore, fonte di esclusione sociale, cioè vedere come questo diventa, primo viene recuperato in una condizione di accudimento, ma poi diventa anche un qualcosa che può essere un prodotto artistico, diciamo così, cioè diventa un corpo che in quanto prodotto d'arte è qualcosa che trasforma. Cioè la sfida in fondo di questa installazione, ma in generale dell'arte irregolare portata nei musei, portata qui per la prima volta nel mondo, portata addirittura in un museo galleggiante, è quello che poi la funzione dell'arte, cioè la funzione dell'arte fa riflettere, fa pensare ed è un germe trasformativo per la società. Allora, qui è questo il capovolgimento che avviene in un contesto così bello come qui, cioè significa che questi corpi che sono stati stigmatizzati e emarginati ora diventano dei corpi, delle opere artistiche che non solo sono incluse nella società, non è solo questo, ma sono il germe trasformativo di una società che ha bisogno molto di essere trasformata, no? E allora questo dà veramente un senso completo alla ricostruzione della persona all'interno del suo contesto. Grazie professore, adesso chiamerei il dottor Carozzino Roberto, che è direttore del CERT della Tube Savonese,
che entrerà un po' più nel merito di ciò che vogliamo fare con la nave scuola Leon Palcaldo, entrerà più nel merito del progetto a gonfia biele, per poi concludere con l'introduzione e la spiegazione dell'altro progetto, I luoghi dell'immaginazione. Prego Roberto, grazie. Ok, buongiorno a tutti. Grazie di essere tutti qua. Credo che questo sia, anche per tanti ragazzi che vedo, la traduzione di cosa significano quei termini, no? Della rete, delle sinergie, che a volte rimangono un po' cose di, no? Che cos'è una sinergia, che cos'è una rete. Ecco, questa roba qua che vedete oggi è una sinergia, perché qua ci siamo a rappresentare, perché siamo coinvolte tante strutture pubbliche, strutture private, il volontariato, e sono tutti elementi fondamentali. Abbiamo qua il comandante della Capitaneria di Porto di Savona, il colonnello dei Carabinieri, sono tutti aspetti fondamentali per poter fare dei progetti. L'obiettivo che accomuna tutti quanti, l'Istituto Nautico, che è comunque il proprietario di fatto della barca, che a un certo punto si è trovato in una condizione di pensare di voler continuare a far navigare questa barca, e allora intorno a questa volontà è nata tutta una serie di intenti, di volontà. La barca quindi è un valore di Savona importante, che deve continuare a vivere, è la nave scuola storica, e questo è proprio il nostro obiettivo. Cercare di far sì che il navigare sia un mezzo per cosa? Per far capire a tutti quanti che esistono dei modi buoni, dei modi sani di vivere, dei modi coinvolgenti, e questo credo che lo faremo anche portando il messaggio della barca in giro, intanto per la Liguria, quindi in tutti i porti. Abbiamo iniziato da Savona, adesso siamo a Varaggio, e poi tra Genova, Spezia, Imperia, Chiavari o Portofino. E sulla Leon Palcaldo navigano fondamentalmente dei messaggi importanti, dei messaggi che riguardano l'arte, soprattutto l'arte che vedremo oggi è così centrale, e l'arte del navigare, la medicina, l'alimentazione e il benessere, temi che sono fondamentali per una vita gratificante e soddisfacente. Io ho l'onore, e spero di essere all'altezza, di essere lo skipper di questa imbarcazione, quindi spero veramente di poter far sì che quella barca diventi un po' la barca di tutti, sulla quale ci siano tante possibilità per tutti quanti di andare. Soprattutto vedo questi ragazzini giovani che sono liguri, ma molto spesso i liguri tendono più a girarsi verso il monte, no? Che non verso il mare. Abbiamo questa enorme bellezza qua davanti, cerchiamo di far sì che diventi un bene che utilizziamo per stare meglio. Direi che non ho altro da aggiungere e vi ringrazio. Bene, adesso andrei nella conclusione per entrare nel merito dell'altro grande progetto, I luoghi dell'immaginazione. Prima di chiamare la dottoressa Borazzo, che ci spiegherà poi più analiticamente il progetto, chiedo, visto che è presente, al dottor Scarrone di Alfa Liguria, che insieme è qui presente con i funzionari. Come vi ho detto, il progetto è finanziato dalla Regione Liguria, Alfa Liguria è il braccio operativo, diciamo, di questo progetto, e ormai giornalmente ci sentiamo anche per elaborare e portare avanti questo grosso progetto importantissimo per i motivi che vi dicevo prima. Quindi lascio la parola al dottor Scarrone e la ringrazio. Buongiorno, sì, io qui rappresento la Regione Liguria attraverso il suo braccio operativo ALFA. ALFA è un acronimo che significa Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento. È sostanzialmente il braccio operativo che segue tutte le attività che siano connesse ad attività formative, e con la particolarità di essere in gran parte queste finanziate attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo. Quindi uno dei fondi europei è specificatamente quello dedicato all'istruzione, alla formazione e al lavoro. E
già da questi primi interventi si è percepito che questo già di per sé è un progetto, in realtà sono due progetti di cui solo una parte è finanziata dal Fondo Sociale Europeo, quella che deve essere ancora presentata, e ha già al suo interno questo progetto con questa sua ripartizione ha una complessità, e il segno della complessità è contraddistingue tutte queste attività, perché è un progetto complesso che sta all'interno di un progetto ancora più complesso chiamato Abilità al Plurale, che come comprenderete è un insieme di progetti che in questo momento si stanno svolgendo su tutto il territorio ligure, 4 in provincia di Savona, e tutti sono rivolti verso questa tipologia di utenza. In particolare quelli della provincia di Savona hanno tutti colto questo aspetto, non dico tutti ma in gran parte, quello di aprirsi anche ad attività che non siano semplicemente, come spesso si fa in questa tipologia di progetti, un addestramento al lavoro, ma anche un'apertura verso tematiche che sono quelle ad esempio dell'arte, come è stato detto, oppure anche dello sport. Questo progetto nel suo insieme, questo insieme di progetti che si sta attuando in tutta la Liguria al nome di Abilità al Plurale, nasce da una precedente esperienza chiamata Tutte le Abilità al Centro, e che era stata finanziata con le risorse della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2007-13, mentre questa attinge ai fondi della programmazione 2014-20. La nostra presenza quindi non è solo quella del soggetto che ha il compito di vigilare amministrativamente sull'attuazione del progetto, che questo certamente faremo, ma anche di essere poi più coinvolti sulla sostanza del progetto, sulla realtà che è fatta poi di persone sia come operatori che come utenti, di coglierne tutti gli aspetti positivi e quindi di fare anche un augurio di buon lavoro rispetto a questa attività che del resto è appena iniziata. Grazie. Grazie dottor Stavone. Adesso entriamo proprio nel merito della descrizione del progetto e chiamo la dottoressa Porazzo Simonetta. Grazie. Buongiorno a tutti. Grazie di essere qui, grazie a tutti noi, alle persone che sono qui davanti alle quinte, ma anche a quelli che hanno lavorato dietro alle quinte e ci hanno permesso di essere qua in questo posto. Allora io chiedo alle due teatranti di aiutarmi, perché abbiamo pensato di fare una presentazione oggi, una presentazione esperienziale di quello che sarà il progetto Luoghi dell'Immaginazione. Quindi mi farò aiutare dalle arti e dai suoi poteri. Abbiamo la musica, poi suoneranno per noi e la musica fa parte del progetto. Abbiamo il teatro e le colleghe leggeranno per noi alcune frasi importanti. Abbiamo le piante, abbiamo una pianta sulla barca che rappresenta una parte del progetto. E poi che abbiamo ancora, abbiamo la fotografia, abbiamo un fotografo che poi sarà uno degli insegnanti che ci sta fotografando e che poi sarà disponibile a fotografarci. Allora, e abbiamo anche delle immagini che ho portato che ci potranno aiutare, immagini di persone che si collocano in quella che è stata definita art brut, arte irregolare, arte dei visionari, cioè quell'arte che fa riferimento alle emozioni, al corpo, all'esperienza e meno alle conoscenze e allo studio, ma più all'esperienza. Tant'è vero che questo progetto non è nato negli ultimi anni, la Regione ce l'ha riconosciuto, ce l'ha approvato e credo che ce l'abbia approvato anche perché questo progetto ha tutta una storia che nasce tanti anni fa, nasce con l'avvio dei servizi di salute mentale, con le nuove strutture che hanno deciso di sperimentare come un'avventura, e faccio riferimento al termine etimologico di avventura come qualcosa che deve ancora accadere, avvenire, e questa sperimentazione era l'utilizzo dei canali artistici espressivi come modalità di cura del disagio psichico.
per cui noi all'interno delle strutture ASL e tutto il sistema Redancia da anni abbiamo sperimentato il potere insito in tutte le discipline artistiche, quindi nella musicoterapia, nell'arte terapia, nella danza terapia, in tutte le forme di arte e in quello che il professor Peciccia diceva, le possibilità trasformative dell'arte. L'abbiamo utilizzata prima all'interno delle strutture, poi dopo, quando ci siamo resi conto dei contenuti che emergevano da queste attività, abbiamo sentito così il dovere di far conoscere anche alla società e quindi di organizzare iniziative che uscissero dai luoghi della cura. Questa è una delle iniziative che esce dai luoghi della cura e che sottolinea i poteri trasformativi dell'arte e di persone che hanno attraversato percorsi di vita particolari che, se dotate e interessate, hanno cose da dire, da trasmettere. Allora, luoghi dell'immaginazione. Luoghi dell'immaginazione parte, sono tutti progetti paralleli perché parte dal corpo, parte dalla conoscenza più antica che abbiamo, che è il nostro modo di venire a contatto con l'esperienza della vita, esperienza che nasce già nella pancia della mamma, cullati dal passo leggiadro della madre. Allora, il corpo, noi abbiamo pensato che la cosa più importante della dimensione corporea sono i cinque sensi, quindi la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto. E abbiamo pensato di approfondire questi cinque sensi abbinando cinque laboratori specifici. Qui, sì, grazie. Qui vi faccio vedere, si apre così, abbiamo il primo, tatto. Tatto significa occuparsi di danza, corpo che si muove e teatro. Questo è un disegno di un bambino autistico. Olfatto. L'olfatto si occupa di atmosfere, quindi di piante, fiori, studio delle piante autoctone. Questo è un lavoro di un ragazzo di Cremona. La vista ha a che fare col guardare, quindi abbiamo pensato di organizzare un laboratorio sulla fotografia. Qui vedete, sono una rielaborazione del CE e degli occhi di Vincent van Gogh. L'udito segue ovviamente la musica e quindi ci sarà un laboratorio di musica, ascolto della musica, produzione della musica. Ultimo, ma non ultimo, il gusto. Il gusto abbiamo pensato alla ceramica perché noi comunque siamo qui liguri e la grande tradizione di tutti i contenitori ceramici che contengono i piatti che mangiamo e quindi abbiamo pensato a un laboratorio di ceramica. Qui abbiamo portato due opere di Vittorio Rullo che tutti conoscete, che è famoso ed ha collaborato spesso con noi. Cinque sensi, cinque laboratori che lavoreranno separatamente ma che poi avranno momenti di integrazione. Dicevo che volevo farmi aiutare dai teatranti e pensavo di chiedere ai teatranti, quindi ai cattivi maestri, a Teatro 21, che saranno due realtà istituzionali che insegneranno nei corsi, di leggere brevemente tre frasi importanti che ci hanno sempre guidato nel nostro lavoro, che hanno a che fare con la creatività e con l'arte. Una frase è una frase di Racamier, che è uno psicanalista importante, e noi abbiamo una struttura che porta il suo nome. Un'altra frase è di un grande saggio, che è Eraclito, e un'altra frase è di... Non c'è niente di già dato che non si debba creare, non c'è niente da inventare che non preesista, di Racamier. Vivere creativamente non significa affatto dover produrre creativamente, ma significa essere vivo e sentirsi in grado di lasciare sempre che qualcosa di nuovo entri, di trovare nuovi modi di definirsi. Questo credo che sia al cuore di ciò che il processo creativo è, di ciò che un ritmo creativo è. Arthur Robbins.
Non ci si lava mai con la stessa acqua. Eraclito. L'arte è il luogo dell'incontro col mistero, perché la bellezza delle cose create suscita la nostalgia di Dio. Giovanni Paolo II. Ecco, questo progetto si lega alla realtà territoriale, quindi a tutto il rapporto che noi abbiamo costruito negli anni con i diversi comuni che collaborano a questo progetto, quindi li ricordo: Savona, Albissola, Marina, Albissola Capo, Celle e Varazze. Quindi verranno individuati dei musei che i gruppi andranno ad esplorare, a conoscere, e avranno anche il compito di dare qualcosa a questi musei. Per cui pensiamo, speriamo, che dai laboratori nascano dei gadget per i nostri musei liguri, nascano dei video che testimonino la realtà dei nostri musei, che è una realtà molto ricca. Ad esempio, lo dico, molti non lo sanno, a Savona c'è un du buffet. All'interno della Pinacoteca, nella sezione Milena Milani, c'è un'opera di du buffet che è diciamo colui che ha per primo inventato il termine art brut e che negli anni 47 ha fondato il primo museo di arte regolare. E questo lavoro sarà il futuro del progetto e speriamo che si sviluppi come in realtà si è sviluppato in tutti questi 30 anni di lavoro, per cui siamo sicuri e tranquilli. E che cos'altro dirvi del progetto? Ecco, possiamo solo ricordare, proporre a tutti i gruppi, perché qui sappiamo che ci sono sia le persone che faranno parte dei gruppi di lavoro, sia i docenti. Allora, possiamo sperare di rincontrarci nelle visite che ci proporranno ai musei della zona, negli incontri che ci proporranno qui utilizzando la barca, perché avete capito che la barca è un progetto in completa sinergia con questo progetto, e ci potranno far vedere i prodotti del lavoro di questi laboratori. Adesso chiuderei, perché quello che vi invito a fare è quello di goderci come gruppo allargato, perché ci sono giovani, meno giovani, di goderci questa giornata, di goderci la mostra che a gruppi potrete visitare all'interno della Leon Pancaldo, di goderci la musica e di goderci il cibo che degusteremo insieme. Volevo solo semplicemente finire con la lettura di una poesia a cui sono affezionata, perché me l'ha fatta conoscere una mia paziente, che credo sia un buon modo di concludere. Grazie a tutti e leggiamo la poesia. Vorrei che pensaste con me che il mistero nella vita è grande e che il meglio che ci sia da fare è quello di stare stretti più che si possa agli altri, cui il medesimo mistero affanna e spaura. Pascoli. Grazie a tutti, ripasso la parola a Daniela. Bene, io ringrazio tutti i relatori, tutti i partecipanti, le autorità che ringrazio ancora calorosamente di essere stati qua presenti con noi. Volevo ricordare che la musica che nella giornata e questa mattinata ci allieterà è la musica del gruppo Pesci in Barile Band, che sicuramente molti di voi conoscono, che ci accompagnano in tutti questi progetti, e quindi farai anche un grande applauso al gruppo musicale innovativo che veramente ci aiuta tutte queste belle giornate. Grazie veramente a tutti e buon proseguimento di giornata. Siamo qua per visitare e per, dietro di me, un piccolo rinfresco per tutti voi. We'll be right back.
Ecco, amici di Televarazze, buongiorno. Siamo qui al molo centrale della Marina di Varazze, nel porto bellissimo della nostra Varazze, dove è ormeggiato qui in punta il Catch, la barca a vela che si chiama Leon Pancaldo, che era prima dell'Istituto Nautico di Savona ed ora è diventato una base funzionale, medica e turistica della Redancia di Varazze. Ecco, abbiamo per parlarvi di questo la dottoressa Porazzo, che ci spiegherà un po' il lato medico. Sì. La funzione. Allora, questa barca conserva al suo interno delle opere frutto di laboratori artistici di pazienti che sono inseriti nelle comunità terapeutiche del gruppo Redancia e comunità terapeutiche dell'ASL, perché questa collaborazione non nasce oggi con la barca, ma è una antica collaborazione che ci ha visto da anni lavorare sull'importanza della creatività nell'ambito della conoscenza della mente e della sua cura. Quindi noi abbiamo voluto dare con questo museo aperto, itinerante, primo museo galleggiante, l'occasione di testimoniare le capacità dei nostri pazienti, quindi persone che hanno attraversato esperienze di vita difficili, complesse, che le stanno attraversando e che hanno delle cose da dire, ma hanno delle cose da dire a tutti, perché in realtà ripropongono un'arte frutto di una necessità, di una occasione per guardarsi dentro, che è un elemento importante per tutta la società in questo momento storico. Sono opere che vengono chiamate opere d'arte brutto o, a seconda degli autori, arte irregolare o arte dei folli o arte immaginativa, perché è un'arte che fa riferimento alle emozioni interne più che a un percorso di conoscenza artistico didattico. Quindi sono racconti di vita e sono racconti di vita che hanno una dimensione culturale importante, perché ci fanno capire degli elementi umani comuni a tutte le persone, e quindi è anche un lavoro indiretto contro lo stigma, contro il pregiudizio che ancora alberga nelle menti di tutti. Dentro ci sono opere che provengono da tutta Italia, quindi non solo dalla nostra regione, ed è un invito a visitarli proprio per confrontarsi con questo mondo, che è un mondo diverso dall'arte, delle gallerie, del mercato, dei soldi, perché qui le persone lavorano per un dialogo con se stessi e un dialogo con il mondo che parte meno dal mercato, dalle esigenze esteriori, ma più dalle esigenze interiori, espressive, interne. Bene, allora questo avete capito, la dottoressa Porazzo ci ha introdotto e poi noi vi porteremo a bordo per vedere questo museo galleggiante, molto bello, e poi la dottoressa Porazzo la troveremo poi dopo a spiegarci un po' meglio quello che proporremo. Mentre invece abbiamo il signor Folco qui, che si occupa. Io sono il presidente dell'associazione Il Barattolo, che è nata alcuni anni fa, più di 20, con la nascita del gruppo Redancia sostanzialmente, ed è nata proprio con lo scopo Barattolo di raccogliere insieme le iniziative riguardo il benessere dei pazienti, e quindi sono coinvolti in questo Barattolo tutte quelle attività educative ma anche ludiche volte al benessere attraverso l'aiuto sia dei parenti, dei pazienti, degli amici e degli operatori stessi, ecco, tutti insieme per la cura, ecco perché è il gruppo che aiuta, e quindi il Barattolo è nato rispetto a queste linee principali. Poi il gruppo Redancia da sempre ha formato dei gruppi di un gruppo nautico in cui i ragazzi partecipano con queste navigazioni, piccole navigazioni, e hanno avuto un ritorno in benessere molto molto forte, molto importante, quindi il viaggio, il mare e di per sé
terapeutico, e questa esperienza è legata anche a quelli che sono i laboratori che si svolgono nelle comunità d'arte, l'arte terapia, la ceramica, e quindi tutto questo bagaglio fa parte un po' della nostra esperienza, che è proprio racchiusa, il barattolo la racchiude e la rappresenta. E c'è stata l'occasione di unire le forze tra l'Istituto Nautico, che ha messo a disposizione la Leone Palcado, la nave scuola, e la collaborazione con l'AS2, perché insieme possiamo dare un progetto molto più importante per certi aspetti e renderlo partecipe più persone, qui anche più istituzioni, nel coinvolgimento quindi delle istituzioni come l'Istituto Nautico, i ragazzi, il mare, della scuola, e appunto la collaborazione con quelli che sono i pazienti delle ASL, e insieme portare avanti questo progetto, come ha bene sintetizzato la dottoressa Porazzo. E da questo è un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza per nuove iniziative. La Leone Palcado rappresenta un po' l'anima e la forza di questa nuova idea di collaborazione a disposizione dei ragazzi, dei pazienti, e del benessere, perché ciò che è importante è proprio il mare e il benessere. Quindi collaborerà anche l'Istituto Zooprofilattico, anche per uscite marine riguardo più agli aspetti biologici, lo studio del mare, e quindi collaboreremo insieme su vari aspetti, e appunto quello del benessere pensiamo che sia assolutamente importante. Bene, questo barattolo chiaramente si è arricchito oggi con la Leone Palcado, perché avete sentito che importanza ha, oltre che nautica, fare viaggiare, uscire i ragazzi, portarli a contatto col mare, che è un insegnante importante, anche contiene proprio anche questa mostra che la dottoressa Porazzo ci ha illustrato e che ora, salendo sulla barca, andremo a visitare. Grazie. Siamo saliti a bordo della Leone Palcado e incontriamo chi? Il responsabile nautico per la gestione di questo bel catch, il dottor Roberto Carottino, oggi in veste marinara. Roberto, parlaci un po' di questa barca. Beh, sì, questa è una barca storica, è una barca che è molto conosciuta a Savona, provincia di Savona, perché la barca che ha fatto da nave scuola per l'Istituto del Ferraris Palcado, quindi è una nave scuola, è stata con una sua storia, un suo passato importante, e ha vissuto qualche momento di incertezza, di stasi, di difficoltà, come spesso succede in questi tempi in cui un po' tutto il nostro paese sta andando incontro a un po' revisione di tante cose. In questo caso è nata una di quelle fortunate combinazioni per cui c'è stato un connubio tra l'associazione di volontariato, che si occupa poi fondamentalmente di malattia, di disagio mentale, e l'Istituto Nautico, che ha pensato di, comunque a un certo punto, di aprire la possibilità che questa nave continuasse a navigare con l'intervento di altre persone, e l'azienda sanitaria di Savona, che è stata comunque da subito assolutamente favorevole e aperta al fatto che questa barca potesse anche avere una ricaduta, non solo sugli studenti del nautico, che potessero continuare a disporre della loro barca su cui fare pratica e su cui fare crociere, ma anche per tutti i pazienti utenti dell'azienda sanitaria di Savona. Quindi
uno di quei connubi importanti che succedono raramente, ma credo, spero che siano la base di un futuro di nuovo prospero, sia per quanto riguarda Leon Pacaldo, sia per quanto riguarda tutti quanti quelli che hanno impiegato risorse, tempo, voglia e voglia di fare in questa iniziativa. Bene, Roy, allora cosa facciamo? Ti auguriamo buon vento, questa barca farà poi dei giri dimostrativi, si farà vedere, e farà, porterà fuori i ragazzi, e li coinvolgerà. Questa è una barca a vela classica molto bella e c'è tanto da fare. E chi sta qui a bordo ha sempre da fare qualcosa, perché guardare solo le manovre, guardatele come sono complicate nella loro semplicità. Perciò è anche uno strumento, diciamo, per investire questi ragazzi che hanno questi problemi e coinvolgerli con una bella realtà che è quella del mare, vero? Sì, assolutamente. Io penso che in Liguria abbiamo un po' un handicap, che è quello di non guardarci abbastanza davanti. Ci guardiamo spesso alle spalle, con tutta il bellissimo, per carità, entroterra, collinare, appenninico che abbiamo, ma molto poco siamo rivolti verso il mare, no? Il mare che è in realtà un fonte di una possibilità anche di riportarci a quello che è la primordialità dell'uomo, quindi il mare ritorna a essere scandito il tempo dal sorgere del sole, dal calare del sole, dal freddo che viene di notte, dal caldo durante il giorno, dalla possibilità di essere esposti a rischi, dalla capacità di scappare, evitare i rischi, l'idea di cenare diventa qualcosa che assume un valore significativo, importante. A terra ormai è un qualche cosa che è scontato. Il mare resetta, cioè riporta l'uomo a bastano un paio di giorni di mare per riportare tutto indietro, certo, all'essenziale. Questo ha assolutamente un valore terapeutico, come può averlo il fatto di avere altre persone delle quali ti devi fidare, e le altre persone si devono fidare di te. La barca funziona bene se tutti lavorano in contemporanea, in armonia, per uno stesso fine, no? Che sono un po' quelle ricette banali ma fondamentali per una buona esistenza: saper vivere con gli altri, essere comunque in uno spazio ridotto, per cui la convivenza diventa, certo, importante, impegnativa, ma anche essenziale per arrivare in fondo alle cose. Certo, sotto il profilo umano ti obbliga a determinate cose, per poi non puoi dire scendo, vado a casa, certo. Tu rimani, devi rimanere. Il mare è un grande maestro, è una università di vita, e ormai lo sappiamo, noi siamo nati qui fortunatamente sul mare, lo conosciamo e lo possiamo valutare, perciò imbarcare su questa barca e uscire, affrontare un po' il mare, il tempo che si prospetta, insomma, è sempre una cosa molto importante, direi, anche per queste persone che hanno bisogno proprio di impattare con delle realtà che forse loro non hanno mai pensato. Certo, sì, poi non dimentichiamo che comunque la barca a vela è un mezzo di trasporto estremamente particolare. Viviamo in un'epoca in cui nello stesso tempo che con la barca a vela si va in Corsica, in aereo si va dall'altra parte del mondo, no? Quindi, e ci sono persone che comunque, nonostante disponibilità di mezzi tecnologici, anche diciamo ad alto elargimento economico, comunque preferiscono passare le proprie vacanze sulla barca a vela e vivere queste sensazioni. Evidentemente ha un potenziale enorme. Certo, perché si rallenta un momento il ritmo della vita quotidiana, che in certi momenti qui a terra è diventato spasmodico. Mentre invece sul mare ti devi rilassare, il tempo non conta, i minuti nemmeno, cambi tutto, proprio una situazione che può essere anche importante per chi ne usufruisce. Certo, il discorso, ci rilasciamo a resettare i valori, riportarli a zero, no? Che scampare una tempesta, scampare una buriana anche piccola, arrivare in un porto dove l'acqua è calma, dove non hai più il pericolo, sono tutte quelle sensazioni che nella vita ordinaria è molto difficile vivere, oppure se le si vivono a fronte di rischi veramente enormi, no? Che poi spesso è anche un po' quello che cercano i ragazzi, purtroppo
andare a cercare il rischio, andare a cercare il pericolo, andare a cercare l'emozione. Ecco, questo in mare non c'è bisogno di andare a cercare, no? Il mare te lo propone, tu devi essere abile a evitarlo, e c'è una diretta correlazione tra la tua capacità di proprio condurre la navigazione e la tua esistenza, scampare al pericolo, riuscire a fare in modo di stare bene, mangiare alle ore giuste, riuscire a dormire. Questo è resettarsi, no? Riportarsi a un livello primordiale. Questo è bellissimo, specialmente chi vive il turbinio delle giornate moderne, che sono intense. Quando sali, metti piede su una barca come questa, ti prende la serenità e la tranquillità che noi auguriamo di cuore a questa bella barca, e che veramente riesca ad adempiere a queste funzioni che sono molto molto importanti. Ecco, siamo entrati nel pozzetto, come potete vedere, dove esiste questa grande ruota di metallo cromato con tanto di chiesuola per la bussola. In termine tecnico, come si chiama questa ruota, Roberto? È la ruota del timone, va bene. Bene, anticamente nei velieri la chiamavano ribolla ed era in legno con tutte le caviglie che giravano. Oggi ci troviamo su una barca che vive oggi, e questi sono gli aggiornamenti migliori che si possa fare. Dopodiché vediamo parecchi winch di tutte le forze, vero? Questa è una barca che, sempre rifacendosi alla sua storia gloriosa, è una barca che è stata disegnata da Luca Brenta, che è uno dei progettisti di barca a vela più importanti a livello internazionale tra gli italiani, ed è una barca che ha altissimi livelli di finitura, altissimi livelli di capacità di navigare, associata a un comfort molto alto. Sicuramente questa è una barca che è nata e progettata per essere portata poche persone, ma anche molte persone di equipaggio, nel senso che chi l'ha pensata e chi l'aveva fatta costruire era una persona, tra l'altro un radiologo famoso in Italia, perché aveva sviluppato la tecnologia di quella che tutti ormai conosciamo come TAC, e l'aveva fatta fare proprio per immaginando un giro del mondo, credo solo con la moglie. Quindi ha la possibilità di essere portata a poche persone, così come anche fare la nave scuola, dove 10 o 12 persone possono trovare il loro ruolo. Questo in funzione del fatto se vengono attivati o non vengono attivati tutti, diciamo, l'assistenza idraulica, quindi di fatto quello che noi chiameremo per una macchina al servosterzo, l'ho riportato su una barca, il servi winch, cioè tutto quello che evita l'impegno della forza muscolare umana. Quindi una barca veramente dalle potenzialità molto elevate, sia in grado di navigare con poco equipaggio che con tanto equipaggio. Sì, perché basta guardare lo spessore di queste cime, non corde, queste che sulla barca non ci sono corde. No. Ci sono cime o scotte, o scotte, secondo se tirano sulle vele, o drizze quando le alzano, perciò la dimensione anche di questi winch vi dà la possibilità di capire. Ecco, abbiamo proprio una serie di winch sino al più grande, che tipo di sforzo è necessario per tendere poi le vele al vento, cosa che umanamente una volta si faceva con i rinvii. Certo. Con le castagne e le pastecche, certo. E oggi basta il winch che funziona idraulicamente. Certo. Vero? Sì, su una barca come questa i carichi sono veramente importanti, perché immaginando di avere un po' di vento senza andare a pensare a una burrasca, comunque i carichi sulla vela di prua, sul Genoa, qua cominciano a essere carichi di tonnellate, per cui sono vele che hanno delle superfici quadre da appartamento signorile, no? 160 metri quadri e giù di là, quindi sono, immaginate cosa significa 160 metri quadri di tela esposti al vento, più la randa, più la mezzana, quindi insomma diventano veramente carichi importanti, che significa estrema attenzione nel portarla, estrema attenzione a che tutto sia in ordine, estrema attenzione che l'equipaggio sia al sicuro, non sia esposto a rischi, perché comunque quando si non è una deriva, per cui la forza umana riesce ad avere il sopravvento su quello che è la scottina, piuttosto che qua siamo veramente su carichi.
carichi industriali e quindi insomma ci vuole particolare attenzione perché tutti siano in sicurezza, perché la barca sia condotta correttamente, quindi insomma anche una grossa responsabilità da questo punto di vista, però indubbiamente significa che questa barca è in grado di correre dal versante, il buono della medaglia è che è una barca che è in grado di correre oltre 10 nodi sul mare, quindi comunque da una bella velocità degna di motorizzazione, ecco, quindi certo. Pensando che non consumi carburante, non inquini e vai con la forza del vento, non hai rumori, senti il rumore del vento e lo sciacquio dell'acqua. Dell'acqua, esattamente, questo è quello che fa parte proprio del progetto, dell'idea, della certo, possibilità di estendere certo. Questa sensazione. Ti riporta un po' l'uomo a dimensione umana. Bene, abbiamo visto qui la coperta, ripresa benissimo poi da Giuseppe Codino, che ci sta riprendendo, che noi ringraziamo per questa possibilità. E ora magari, Roberto, scendiamo un attimo sotto coperta, certo, e visitiamo questa barca che è fatta molto bene e soprattutto contiene questa mostra molto importante. Certo. Ecco, siamo nella dinette, nella sala carteggio, in questo soggiorno che è abbastanza ampio della Leon Pancaldo. Dottoressa Porazzo, e lei è la curatrice di questa mostra che ora vi proponiamo così velocemente a volo d'uccello, e ci parli appunto di questi quadri che Beppe sta riprendendo. Abbiamo visto che ci sono anche delle ceramiche. Allora, c'è un po' di tutto. Prima di tutto una precisazione, nel senso che i curatori sono io e il professor Giusto, ma in realtà è un lavoro di gruppo, di tutti i colleghi che hanno collaborato e hanno fatto sì che potessimo avere questi lavori. Qui ci sono opere in ceramica, opere in tela, opere in acquarello e diversi stili, ma la nostra finalità non è solo lavorare attraverso le arti espressive, pittoriche e ceramiche. Il nostro progetto è a tutto tondo, quindi cercherà anche di utilizzare altre dimensioni artistiche quali la danza, il movimento, la musica, quindi questa barca ospiterà anche altri eventi. Siamo partiti con l'espressione artistica, ma abbiamo chiamato questo progetto Luoghi dell'immaginazione perché nella nostra idea c'è anche quella di andare con la barca a conoscere i musei del nostro territorio e cercare di proporre una conoscenza delle nostre realtà museali meno su un percorso conoscitivo didattico ma più su un percorso emozionale, perché vorremmo recuperare questa dimensione importante dell'arte di crocevia tra desiderio e conoscenza, e quindi recuperare anche la dimensione del piacere che poi è legato al concetto del benessere e della barca. Certo. Luoghi dell'immaginazione perché la barca va, esce, si allontana e permette di vedere la realtà da un altro punto di vista, e questo è anche quello che fa la fruizione artistica. Quando noi ci confrontiamo con la bellezza non solo della natura ma delle opere create dalle persone, siano in varie forme, noi abbiamo la capacità di utilizzare i poteri dell'arte, quindi di accorgerci di vedere le stesse cose da punti di vista diversi, e questa è una funzione importante per la mente, per il benessere di tutte le persone. Le opere qui sono tante, possiamo proseguire, sì. Vedete, queste sono opere in ceramica realizzate all'interno dei nostri laboratori, queste sono due opere che ci provengono da Roma e sono opere di persone giovani, qui ci sono opere anche di artisti che hanno collaborato con noi. Qui ci sono ceramiche, ma guardiamo anche la bellezza di questa cucina, perché anche questa basculante, ma è necessario bella. È necessario che sia basculante. Questa è un'opera realizzata da una paziente ormai anziana che ha così ben raffigurato la sua idea di bellezza e di intimità. Ci sono, guardate la meraviglia di queste gabine. Possiamo osservare la meraviglia di queste gabine che sono diventate in questo periodo galleria d'arte, dove trovate opere fatte con materiali di riciclo, stoffe, ma anche uso di tempere, uso di
oli, stoffe, c'è una rappresentatività a tutto campo. Molto bene, Ecco, siamo arrivati nella cabina di prua e questa si vede benissimo che è una cabina a quattro letti dove sono esposte delle opere particolari. E qui, se lei mi permette, dottoressa, mi sovviene un po' di capire un po' Ligabue, no? Il grande Ligabue. Sì, certo, la sua associazione è un'associazione giusta, perché Ligabue lavorava facendo riferimento all'emotività, le emozioni, il mondo interiore e la libertà espressiva, usando tutti i mezzi a sua disposizione, con il desiderio di raccontare qualcosa di se stesso. E questo è un po' la nostra scommessa, ma è anche la scommessa di ricordare che la creatività è un patrimonio presente in ognuno di noi, no? E c'è solo il desiderio di andare a ricercarla. Poi certo ci sono persone più talentuose che poi approfondiscono e che quindi aumentano le proprie capacità espressive, come è il caso delle persone che espongono qua. Sì, vediamo un certo realismo, una certa insomma espressione, voglio dire, qui chi ha fatto l'opera si è espresso, insomma. Si è espresso e ha potuto dare un'esistenza esterna a sé anche a desideri, conflitti, frustrazioni, e questo dare espressività significa poi anche potersi distanziare dai contenuti, che spesso sono contenuti anche angosciosi o turbolenti. E poterne riflettere, guardarla come oggetto ormai esterno a sé è una funzione molto importante. Come è molto importante il fatto che altre persone le vedano, ci si confrontino, le critichino, le apprezzino, cioè, ma in qualche modo dialogano, certo. No? E creano una relazione, certo, di compagnia. Certamente. Ecco, avete capito perciò la funzione anche di questa barca, di questa bella barca, che sta rivivendo una seconda vita, pur rimanendo sempre all'interno della sua ispirazione, che è quella nautica, però questa volta gli si è voluto dare anche un contenuto, diciamo, sociale, in funzione appunto di queste barattolo che deve contenere un po' tutte queste cose. Perciò questa, diciamo, è un valore aggiunto a quello che poteva essere già la prima attività di queste barattolo, di questa associazione, vero? Sì, certo, potremmo dire che da scuola di mare sta diventando scuola di vita, che poi le due aspetti così, sono veramente più di così. Sì, noi abbiamo la possibilità di fare questo perché siamo, viviamo sul mare, e mi pare che sia giustissimo questa iniziativa, che auguro che abbia la sua funzione, certamente. E perciò anche a lei, che si occupa di questo lato artistico, i migliori successi. Complimenti comunque per l'iniziativa, ma complimenti anche a questa gente, a questi ragazzi che hanno realizzato questi lavori. Avete potuto vedere delle ceramiche che io ritengo bellissime, dei quadri che ritengo altrettanto bellissimi. Perciò grande idea, grande barca, grande iniziativa, che io penso di augurare migliori successi. Questa volta sul mare, non è poco, perché è il nostro elemento di base, perché noi che siamo nati qui, se al giorno non vediamo un momento il mare, ci manca qualcosa. È dimostrato quando andiamo nell'Interland. Sì, ci stiamo un po', poi dopo ci manca qualcosa. Ci mancano questi grandi spazi, ma soprattutto ci manca questo grande maestro di vita. Bene, grazie dottoressa Porazzo. Complimenti
e auguri. Grazie a voi, grazie. Buon a voi. Buon lavoro. Grazie. Questa è la sala macchine dove si vede il motore, logicamente è un motore grande, ma è sempre un motore ausiliario per una barca a vela di queste caratteristiche. Comunque potete vedere anche il locale macchina, che è sempre molto bello, molto affascinante, molto importante. Ecco, siamo scesi dalla Leon Pancaldo, avete visto quello che vi abbiamo proposto. Io voglio ringraziare il dottor Carozzino, che avete capito è un po' il responsabile, lo skipper di questa bellissima imbarcazione, e vi ringrazio per averci seguito. Il tempo è stato magnifico, una giornata di novembre che è uno spettacolo, che ricorda la primavera e l'estate. Io ringrazio voi e ringrazio tutti quelli che vorranno, che già stanno così attivamente collaborando a che questo sogno si possa realizzare, e ringrazio tutti quelli che vorranno farlo in futuro. Grazie a voi. Bene, grazie Roberto e grazie a Giuseppe Codino, che ci ha ripreso pazientemente finora. Arrivederci. Oh.